Non ne potete più del pressing e non sapete più come dovete fare per poter scappare dai giocatori che vi arrivano contro? Siete capitati nel video giusto. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come avete sentito dall'introduzione, cercherò di darvi qualche piccolo consiglio e qualche piccolo accorgimento per cercare di soffrire meno la pressione costante che viene applicata dalle squadre avversarie su FC24, almeno in questa prima parte di gioco. Innanzitutto ci tengo però a fare anche una bella analisi sul perché questa pressione avviene e viene effettuata, perché in realtà è stata fatta una gigantesca disinformazione sull'argomento. Ci è stato raccontato e vi è stato raccontato negli scorsi giorni, in particolar modo su TikTok e anche da alcune testate videoludiche online, che però in realtà probabilmente hanno scritto articoli senza avere una grande coscienza del gioco, che questa pressione di mezzo al campo viene effettuata grazie al 71 di profondità come tattica all'interno delle nostre impostazioni difensive di profondità, per l'appunto. Ma in realtà questa è un'affermazione assolutamente falsa e vi spiego il perché. Se noi andiamo ad impostare 70, vediamo che sulla destra, nella tattica difensiva, ci viene detto che così verrà adottato un assetto bilanciato nella fase di non possesso palla per mantenere il baricentro della squadra in mezzo al campo e per vincere lo scontro a centrocampo. Questo cosa vuol dire? Che la nostra squadra andrà ad adottare un assetto né troppo offensivo né troppo schiacciato, ma una via di mezzo che ci permette di poter gestire così il recupero palla e di rimanere abbastanza in contatto con quelli che sono i nostri avversari. Se invece mettiamo 71, ma non solo 71, da 71 in poi, come potete vedere la descrizione cambia e ci viene detto in questo caso che la squadra viene fatta salire nella fase di non possesso palla per mettere pressione agli avversari. La tua linea difensiva giocherà più alta e sarà vulnerabile ai lanci delle retrovie. Questo che cosa significa? Sì che la nostra linea difensiva sarà più alta, ma non viene eseguito il pressing grazie al 71, anzi. Questa qui era un'impostazione che veniva utilizzata sugli scorsi titoli perché ci serviva per spammare il fuorigioco in automatico quando la nostra difesa si schiacciava troppo e quindi andava poi a salire per cercare di mettere appunto in offside i nostri avversari. Tuttora però questa cosa non accade più. E il 71, i parametri superiori al 71, servono appunto solamente per tenere un po' più alta la squadra e facilitare la pressione in mezzo al campo. Ma la pressione in mezzo al campo non viene fatta grazie a questo parametro, ma bensì, come ci viene detto proprio dalla EA, in quelle che sono le note di sviluppo del gioco, di gameplay, quando è stato rilasciato, come potete ben vedere, nel posizionamento difensivo viene fatta una specifica su quella che è la difesa zona e, utilizzando una profondità superiore a 45, i giocatori cercheranno di marcare gli avversari mantenendo una linea più alta e vicina al pallone, tagliando così le possibili linee di passaggio. Questa opzione consente alla squadra in fase di attacco di creare spazi da sfruttare quando il pressing iniziale viene interrotto e quando la palla si trova a ridosso della linea laterale, i difensori cercheranno di non dare tregua al portatore per ridurre la possibilità di passaggio e supporto. Ovviamente si va a lasciare scoperto il lato opposto del campo con questo tipo di impostazione. Ecco spiegato il motivo per il quale vi ritrovate praticamente sempre gli avversari che vi pressano. Non perché utilizzano le tattiche per il pressing, né tantomeno perché tutti utilizzano il 71, ma banalmente perché un parametro di profondità da 45 in poi lo utilizzano tutti, amici miei. Quindi non vi fate prendere in giro e mistificare da gente che non ha mai preso un controller in mano, legge una mezza cosa e ci ricama sopra, perché il pressing di mezzo al campo è dovuto da qualsiasi numero che va da 45 fino a 100. Il 71 di profondità non c'entra assolutamente niente e se mettete 71 non vi cambia la vita, anzi. Andiamoci a vedere adesso quelle che sono secondo me le due soluzioni ideali per cercare di sfuggire al pressing avversario. Iniziamo con la prima. Qui vedete che l'avversario ha perso palla a
all'interno della mia area di rigore e io chiaramente devo andare ad impostare un'azione dal basso. Un'azione dal basso che però inizia a essere rallentata da questa pressione che viene fatta dalla CPU avversaria. Addirittura io qui mi ritrovo già il terzino praticamente a uomo sull'esterno, il centrocampista che mi copre la linea di passaggio, l'attaccante che mi copre lo scarico sul difensore centrale, praticamente mi rimane libero giusto il passaggio sul terzino sinistro in un primo momento all'apparenza, perché anche qua in mezzo al campo c'è quest'altro giocatore che va a coprire. Quindi che cosa bisogna fare in questi casi? Molto semplicemente bisogna accettare la prima pressione. Che cosa vuol dire accettare la prima pressione? Cercare di attirare in trappola i suoi giocatori offensivi, quelli che stanno più a contatto praticamente con la nostra retroguardia, perché fatta fuori questa prima pressione noi ci andiamo a tagliare fuori i giocatori che di solito, come vi ho detto nel tutorial difensivo, devono fare la fase di primo pressing e poi accompagnare e tornare dietro, e possiamo costruire la nostra azione. Quindi vedete qua, io cerco di attirare in tutti i modi possibili questo suo primo pressing, che vedete lui addirittura va a fare con De Bruyne, quindi toglie un uomo dal centrocampo, cerco di far girare la palla, la do dentro nello spazio, poi me ne vado sull'esterno. Vedete lui qui come in maniera frenetica cerca in tutti i modi di riuscire a recuperare questa palla. E in questa fase qua è fondamentale anche guardare il radar, perché come ci siamo detti prima, ovvero che questa pressione lascia scoperte alcune porzioni laterali di campo, bisogna stare molto attenti a guardare dall'altra parte, perché spesso si vengono a liberare gli uomini. Infatti io qui, una volta che vedo tutto quanto chiuso, vado ancora a sfidare questa prima pressione, faccio un cambio di gioco che vabbè, Dalglish intercetta, ma fortunatamente riesco a recuperare la palla, e vedete qua, da sinistra a destra, da sinistra a destra, si libera lo spazio per il filtrante verso il mio esterno, che coglie out il terzino che era salito, out l'esterno che non ha ripiegato, e si viene a creare, come potete ben vedere, una situazione di praticamente 4 contro 4, ovvero i miei 4 giocatori offensivi contro solo la sua linea schierata, perché tutti quanti gli altri giocatori, a partire dal terzino, sono stati battuti in quella che è stata la sua prima pressione poco efficace. Quindi io adesso vado a fare la mia giocata, prendo quanto più campo possibile per cercare di evitare che rientrino i suoi giocatori, qui con una finta vado al centro, vado a costruire questa azione per, vedete, trovare il buco. Alla fine in area di rigore si sono ritrovati i suoi 4 uomini ed è riuscito a ripiegare in extremis un centrocampista, però ormai era troppo tardi perché il mio uomo era liberissimo, riceve il passaggio e posso finalizzare. Vediamo un altro esempio sempre della prima versione. Vedete qua come ancora una volta lui mi va a fare questa prima pressione con gli attaccanti. Io non panico, ragazzi, il segreto in questi casi è non gestire la palla troppo frettolosamente, perché se la gestite frettolosamente potrebbe magari loccarvi un ricevitore sbagliato e vi andate a regalare il pallone. Quindi qua ancora piano piano, battuta la pressione perché c'ho tutto lo spazio libero, aspetto che sale il terzino, me ne vado al centro dove si è liberato l'uomo, piano piano, guardate ancora una volta, pressione battuta, addirittura qua abbiamo un difensore centrale fuori che lui si era portato per cercare di recuperare palla, abbiamo 3 giocatori che sono distantissimi dalla sua area di rigore, che quindi io posso andarmi ad aggredire perché ho tutto il campo libero davanti, faccio una skill, aspetto che arriva al centro il compagno, scaletta e la metto dentro. Un'altra situazione che possiamo andare ad utilizzare per sfuggire dalla pressione avversaria è quella di utilizzare la fascia smarcando il nostro terzino, che diventa dunque uomo in più per rompere la pressione dell'avversario. Quindi noi che cosa andiamo a fare qua? La prima cosa che andiamo a fare è servire il nostro esterno basso di difesa. Quindi riceve palla dal difensore centrale, poi andiamo a fare un passaggio sul centrocampista più vicino che viene a prendere la palla con L1, in maniera tale che, vedete, c'è il classico movimento col braccio in avanti del terzino che si va ad inserire, fa uno scatto in avanti per andare ad aggredire la profondità. Io qui poi, una volta passata la palla al centrocampista, me ne vado sull'altro giocatore più offensivo davanti al mio centrocampista,
artista. Tutto questo perché? Perché sto dando tempo al mio terzino di fare superiorità numerica. Vedete qua, c'ho tutti i giocatori che mi sono venuti a pressare. L'attaccante marcato a uomo, l'esterno marcato a uomo, il mio terzino mi sta andando a prendere campo e sta per diventare una minaccia molto pericolosa per l'avversario. Infatti io qui ricevo palla con Colomani, giro palla sull'esterno e come potete ben vedere praticamente ho battuto il mio primo marcatore, ho battuto quest'altro marcatore, il terzino è liberissimo e quindi a questo punto sta a voi poi la freddezza di servire questa palla sul mio terzino destro, che può andare tranquillamente. Ve la faccio vedere a velocità praticamente naturale. Vedete, palla sul centrocampista, scarico, attaccante esterno e poi la palla va sul terzino. Molto semplice, anche questo un metodo abbastanza rapido per cercare di battere il pressing. Ragazzacci, per questo video è tutto. Fatemi sapere se proverete queste combinazioni per cercare di sfuggire al pressing. Se avete trovato questo video utile, vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un bel mi piace. Sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao.